storie di eccellenze. Ecco, quindi come sviluppare questo processo che è fatto di benessere culturale, eccellenze turistiche per promuovere l'immagine e la riconoscibilità del territorio della Puglia in Italia e anche all'estero? In verità la Puglia in questi anni è diventata famosa per la bellezza delle sue terre, per la ricchezza delle iniziative, per tanta tanta cultura diffusa in ogni angolo di Puglia. Si veda qui stasera Polignano con migliaia e migliaia di persone interessate alla cultura del libro, ma poi all'arte, qui il museo, e così è l'intero territorio, castelli animati da arte contemporanea, grandi festival, prosa, musica, musiche popolari. Insomma, la Puglia attira ormai l'attenzione su di sé e riesce a parlare di sé al mondo e a raccogliere gran parte delle arti nel proprio seno. La Puglia è anche un territorio ricco di eccellenze enogastronomiche, quindi come poter incentivare e sviluppare anche nei giovani imprenditori agricoli la propensione a continuare questa tradizione culturale, magari anche con un occhio all'innovazione e alle nuove tecnologie? Questo è un lavoro difficile perché purtroppo è ancora in corso l'abbandono delle campagne da parte dei più giovani. Noi contiamo però sul fatto che la semina buona che abbiamo effettuato soprattutto attraverso il prodotto turistico anche nei territori rurali potrà indurre le generazioni più giovani a cogliere questa come una possibilità, cioè come un lavoro qualificato, alto, non come un lavoro residuale. E credo che su questo, sulle reti di masserie, su tutto quanto è rappresentato dall'agriturismo coniugato con le produzioni enogastronomiche, perché no, di olio di oliva, ortofrutta e così via, possa favorire questo ritorno alla terra, che è poi l'unica maniera per mantenere la terra in salute e non abbandonarla né al cemento né ai nuovi deserti. Quindi sviluppare anche il processo di conoscenza delle vie dell'olio, delle strade dell'olio e del vino, proprio per favorire questo connubio, questo mix tra turismo, agricoltura e nel nome insomma dell'eccellenza pugliese. Questo è possibile proprio perché la Puglia è un territorio multiplo con tantissime risorse diverse dalla parte settentrionale alla centrale alla meridionale. C'è il mare che è un po' il collante dell'intero territorio, ma dentro la campagna, la montagna, le zone umide, i grandi parchi naturalistici rappresentano un'articolazione territoriale che crea tantissime possibilità diverse. Il viaggiatore curioso viene in Puglia attratto dalla luce e anche un po' dalla storia e dalla fama di questa terra e poi scopre ogni nuovo angolo come una nuova bellezza. Grazie.